È stato un vero e proprio viaggio gastronomico tra prosciutto, finocchiona, olio, pane e tanti altri prodotti DOP e IGP, quello proposto a Byfood al Santa Maria della Scala di Siena, per far conoscere il paniere dell'agroalimentare toscano ai buyer provenienti da tutto il mondo. A guidare i 16 consorzi presenti sul palco della manifestazione sono state due donne, simbolo della cucina toscana, Giulia Scarpaleggia, che tutti conoscono in rete come Jules Kitchen, e Luciana Messeri, volto noto della TV nazionale. Abbiamo attraversato tutta la Toscana scoprendo i prodotti DOP e IGP, li abbiamo assaggiati, li abbiamo conosciuti meglio, abbiamo scoperto la storia e abbiamo viaggiato stando seduti sulle poltrone. La Toscana non è soltanto la collina con i cipressi, ma è anche fatta da persone che lavorano e che fanno grandi prodotti, e per noi è una responsabilità raccontarli. Io cerco sempre di parlare e di dire la prima cosa importante quando si fa la cucina è fare la spesa come si deve, il che vuol dire bisogna comprare le cose buone, fatte bene da chi veramente le fa con onestà e con passione. Di sicuro per l'estero, all'estero sono molto attenti, però all'estero gli va fatto capire che i nostri prodotti sono dei prodotti particolari. Noi non prendiamo scorciatoie e quello che ci va ci vuole il lavoro, rispettiamo l'ambiente, rispettiamo chi lavora e quindi certo magari hanno un costo un pelo più alto, ma è tutta un'altra roba, eh. Così sono sfilati di fronte ai buyer i prodotti della tradizione, anche rivisitati, come nel caso del prosciutto in chiave fusion, fino al tortello 2.0, passando per il gelato all'olio extravergine d'oliva con rabarbaro e sale rosso di Cipro. Un'occasione per presentare l'offerta toscana al 100% alla domanda del mercato internazionale. Parole d'ordine ovviamente sono state qualità e territorio che legano i consorzi e i loro disciplinari. Si parte con l'olio in un luogo unico come il Chianti Classico, che dopo aver conquistato tutto il mondo con il vino, oggi gioca anche la carta dell'oro verde. L'olio che è la nostra DOP Chianti Classico, che rispecchia perfettamente i confini territoriali dove si produce il nostro vino Chianti Classico, beh, è uno dei prodotti storici delle nostre colline, anzi che in qualche modo danno insieme ai nostri vigneti la bellezza anche delle nostre colline e del nostro territorio. L'olio è un prodotto che da sempre fa parte della nostra cultura alimentare e nel Chianti Classico abbiamo da sempre prodotto oli di altissima qualità. È un trend che vogliamo continuare a portare avanti, quindi vogliamo continuare nella tradizione non della quantità, ma in una tradizione qualitativa molto importante. Abbiamo la fortuna di avere questo clima, questi territori che ce lo permettano, sta poi alla bravura delle nostre aziende a trasformare questi in dei prodotti unici. Altro territorio che fa dell'olio il suo punto di forza è Seggiano, che vanta una peculiarità, quella di una produzione monocultivar. La Seggiano DOP è una carestia molto importante. Intanto, per cominciare, è una DOP quasi monocultivar, che non sono molte le DOP monocultivar in Italia, e questa penso sia la caratteristica maggiore. Poi ha dei sentori e dei profumi particolari che racchiude l'amiata praticamente. E poi non è mancata a Byfood il focus sugli allevatori, da quelli del vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP alla cinta senese DOP, e qui il presidente Baruffaldi ha lanciato un appello affinché nuovi imprenditori decidano di investire in allevamenti di cinta, vista la richiesta sempre maggiore da parte del mercato. Dire che abbiamo bisogno di nuovi allevatori, abbiamo bisogno di giovani, meno giovani, di agricoltori, non agricoltori, perché anch'io sono partito che non sapevo neanche cosa fosse la cinta senese e oggi non posso fare a meno di vederla almeno 2 volte al giorno. Perché dobbiamo arrivare ad un numero che possa almeno soddisfare una piccola parte della grande domanda che abbiamo sui nostri prodotti. Parliamo di carne locale, quindi animali nati, allevati, macellati e nel territorio di produzione tipico, che è tutta la parte centrale, l'Appennino centrale dell'Italia. Parlando in particolare di Chianina, ma anche di Marchigiano Romagnola, sono animali che da secoli, ormai da millenni, vivono nei nostri territori e sono strettamente legati proprio alla cultura del territorio, sia come allevamento che come modalità di alimentazione e proprio legati anche alla tradizione della nostra agricoltura e dei nostri territori, appunto. Prodotti, quelli toscani, che legano in maniera profonda la propria storia a quella del territorio, come nel caso del marrone del Mugello. Il marrone qui nell'Appennino centrale deriva da un processo di selezione durato 1000 anni, da quando Matilde di Canossa nel 1100, la Granduchessa d'Italia, ordinò con un regolamento, una specie di disciplinare, di coltivare il castagno nell'Appennino perché era un alimento per la popolazione. Oltre alla coltivazione ha dato anche alcune indicazioni su come innestare il castagno, ovvero
scegliere il prodotto, cioè il ramoscello, la marza, dai castagni che facevano il prodotto migliore e innestare quelli nuovi. Questo processo è durato 1000 anni e alla fine è arrivato a produrre questa varietà particolare che abbiamo chiamato Marrone. Arriva invece dalla storia contadina il pane toscano rigorosamente sciocco che ho ottenuto da qualche anno anche la DOP, un pane a lievitazione naturale ottenuto dalla panificazione di farina di frumento tenero toscano di tipo 0 che durante la macerazione mantiene quel germe di grano ormai scomparso nelle farine comuni oltre al lievito naturale ed acqua. La cosa principale è una vera pasta madre. Quella che viene definita pasta madre molto spesso è una pasta di riporto. Cioè ormai i panificatori si sono abituati al lievito di birra, perché è molto più semplice. Lievito di birra sono saccaromiceti che hanno un unico microorganismo che fa tutto, cioè sono lieviti. Nella pasta madre vera non ci sono tanti lieviti, ci sono acidi lattici e acidi acetici, cioè sono quegli elementi che poi danno il sapore, il profumo e poi non fanno sorgere le muffe. Però deve essere una vera pasta madre, perché se è confusa con altro non va bene. Se voi vedete, questo pane ha una caratteristica particolare, un'alveatura molto ampia. Ecco, questo è il nostro pane garantito dall'inizio alla fine.